Buongiorno, direttamente dalla macchina oggi perché c'è un vento fuori che non vi dico. Allora, io sto continuando il test di questo prodotto, trucco più che prodotto, un trucco per... Guardate la collana, pesata Wish, per fare durare di più il make-up, soprattutto nella palpebra superiore che a me piange sempre tantissimo e in teoria si scioglie sempre il trucco. Dunque, oggi giornata ventosa, quindi sicuramente mi piangeranno gli occhi. Aspettate che vi metto fermi, ecco. E quale miglior momento per testare? Adesso ho qualche commissione da fare, sono le 13 e... mi devo procurare un supporto, ma sta arrivando l'ordinato, quindi sta arrivando. Ed comunque sono... volete stare ferme lì? Sono le 13:20, come sempre io ho i giri da fare in questi frangenti, quindi sempre il volo. Vi faccio vedere il trucco com'è adesso e poi dopo vediamo a fine giri, quando prenderò il vento e inizierò a piangere, sono già stata in posta oltretutto, e se regge, ma questo ve lo dirò poi alla fine, se per caso anche in questo caso, oltre ad aver provato col sole, è a retto, se regge anche con... come si dice, con il... mi ha parcheggiato attaccata, complimenti, intelligenza go go, se regge anche con il vento e quindi con la lacrimazione ancora, e poi oltretutto c'ho anche l'allergia, vi faccio un video dove vi faccio vedere questo trucchetto perché è una cavolata, soprattutto perché ho l'occhio che piange molto. Allora, vi mostro intanto... vedete che ok, per adesso è tutto intatto e vediamo a fine giri. Allora, che cosa devo fare? Allora, sto provando questo rossetto di Dior che è bello, è molto bello, però è un po' cremoso, tende ad andare un po' sui denti, quindi tengo a controllare. Sto pensando ai primi giri che devo fare. Devo andare a comprare delle cose per la casa, devo andare a vedere dei prezzi da un altro negozio, quindi per un pochino ce ne ho. Ok, direi che possiamo iniziare ad andare. Eccoci qui. Allora, primo aggiornamento, sono stata da Tigotà. Guardate. Ancora perfetto. Allora, ho preso, c'è la rottamazione del make-up, quindi ho preso... devo davvero cambiare postazione, lo so, portate pazienza. Ok, più o meno. Ho preso varie cose, comunque sia cose per la casa, quindi non è che sto a farvi vedere bene, però con la rottamazione del make-up c'è lo sconto del 25 portando degli articoli usati, quindi boh, da lì non vi muovete più, quindi ok. Allora, quindi ho preso, ho fatto scorta con i miei correttori classici della Essence, perché costerebbero un euro e... no, 2,49 scontati comunque del 25%, quindi ci togliamo 62 centesimi, il solito. Le gocce asciuga smalto che costerebbero 2,49 euro e ci togliamo 62 centesimi. E poi la cipria, che questa è fantastica, e costerebbe 3,59, ci togliamo 90 centesimi, sempre con lo sconto delle 25. Poi ho provato in offerta, questi li voglio provare, sono semi di lino della Parisienne, quindi un siero per semi per i capelli, e dice di costare 1,99 euro. Ero curiosa di provarli, quindi ok. Le altre cose, ho preso della carta igienica, dello Scottex, alcune cose per la casa, dell'alcol, quindi non credo che vi interessino più di tanto. Noi adesso mettiamo via il pacchettino, ok, e direi di continuare i giri, perché cosa devo fare ancora? Fatemi pensare. Ah sì, devo andare a vedere dei prezzi da Arca Planet per capire se è meglio comprarli in negozio oppure online, perché le promozioni sono un po' così a caso, quindi non lo so mai, ma vi aggiorno. E poi dopo altre cose non mi ricordo. Allora, comunque vado qui con un nuovo aggiornamento, intanto sto mettendo via la roba come sempre. Dunque, in questo caso
qui vento, ormai c'è anche freddo, ma stiamo sempre bene, quindi ultimo test e poi guardiamo. Ho trovato alcune cose, come immaginavo effettivamente costano meno in questo caso le crocchette che compro online rispetto a quelle che compro in negozio, che comunque sono sempre loro, quindi non vado alla concorrenza, però a volte le promozioni, alcune volte mi conviene, alcune volte no, perché... E quindi abbiamo guardato e va benissimo così. Adesso abbiamo l'ultimo giro, io intanto continuo a fare cose. Abbiamo l'ultimo giro e poi dopo direi che, visto che sono le 14.30 e alle 15 mi va online un video, ma va online in automatico, quindi non è un grosso problema, direi che è caso di darsi una mossa. E quindi qui. Allora, andiamo. Questo era l'ultimo giro, anche perché sono le 3.10, quindi è ora che vado a casa perché mio marito deve muoversi lui. Inizia a uscire un sole, anche se comunque sia c'è vento. Allora, oltre al fatto che ha retto perfettamente sia all'attimo al sole che al vento, quindi a brevissimo vi faccio il tutorial su come ho fatto questo piccolo trucco, che non lo so, io me lo sono inventata, magari esiste, non lo so, vi farò vedere, perché secondo me, con tutti i test che ho fatto, è una cosa interessante. E niente, se vi è piaciuto il video, se vi piace venire in giro con me per queste spese folli, flash super lampo, sono appena stata lì per Coop, a proposito, perché avevo alcune cose da prendere, e oltretutto io uso la macchinetta per fare lo scan, così in teoria salto la fila, che si chiama salta la fila, boh, non lo so, e stranamente dovevo fare il controllo prodotti, comunque era giusto, quindi ho solo perso tempo. Fortuna che avevo solo 12 prodotti, non avevo il carrello pieno, perché un po' rompe le scatole. Comunque sia, se vi è piaciuto questo tipo di video, comunque, se come sempre, se vi tengo compagnia, fatemelo sapere con un like. Mi raccomando anche di iscrivervi al canale, così non perderete le prossime video di Get Ready With Me, i prossimi video dove venite con me, intanto testiamo qualcosa. Sto testando anche il fondotinta della Essence e si sta lucidando un pochino, ma nemmeno tanto, quindi invece il rossetto non sta reggendo tanto, e oltretutto costa una follia, quindi vi farò sapere comunque sia. E niente, al prossimo video, ciao!